11 agosto 1952. Hussein bin Talal succede al padre sul trono del regno hascemita di Giordania. Indirizza i suoi sforzi alla modernizzazione del paese, dotandolo di infrastrutture economiche e industriali, e nel marzo del 1956 si disfa delle ultime vestigia del colonialismo europeo, sostituendo tutti gli ufficiali inglesi dell'esercito con ufficiali giordani. Unico fra i leader arabi dell'epoca, già nei primi anni 60 avvia contatti riservati con Israele alla ricerca di una normalizzazione dei rapporti fra i due paesi. Nonostante ciò, nel 1967 partecipa alla guerra dei sei giorni, in seguito alla quale perde i territori della Cisgiordania e di Gerusalemme Est. Nel 1970, con un'azione di forza che causa moltissimi morti, ricordata in seguito come il Settembre Nero, Hussein espelle le milizie dell'OLP dalla Giordania. Nel 1994 arriva finalmente il trattato di pace con Israele. Dopo aver designato il suo primogenito Abdallah come suo successore, Re Hussein muore di cancro il 7 febbraio del 1999.